Nel Vangelo di oggi, preso da Marco al capitolo 9, dal versetto 38 e seguenti, leggiamo: «Non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi». Gesù rivolge un rimprovero all'apostolo Giovanni, che vede persone fare del bene nel nome di Gesù senza far parte del gruppo dei suoi discepoli. Dice Giovanni: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva». Gesù ribatté: «Chi non è contro di noi è per noi». Gesù ci dà la corretta visione che dobbiamo avere verso queste persone: accoglierle ed ampliare il nostro punto di vista, con umiltà verso noi stessi, con un comune legame di comunione, una stessa fede, cioè camminare insieme verso la perfezione dell'amore a Dio e al prossimo. Gesù anche a noi rivolge il suo invito a non pensare secondo categorie di amico, nemico, noi, loro, mio, tuo, ma ad andare oltre, ad aprire il cuore per riconoscere la sua presenza e l'azione di Dio anche in ambiti insoliti e imprevedibili, in persone che non fanno parte della nostra cerchia. Si tratta di essere attenti più alla genuinità del bene, del bello e del vero che viene compiuto, che non al nome e alla provenienza di chi lo compie. Dobbiamo essere capaci di permettere a chi agisce secondo verità e giustizia di poterlo fare anche se non è dei nostri. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.